Ehi, la ciurma, io sono Mazzate e benvenuti in questo 23esimo episodio di Abandonship. Come avevo promesso la scorsa volta, vi faccio vedere un pochettino la cattura di questa zona. Allora, in realtà ho fatto un paio di cosine per velocizzare il tutto. Ho liberato questa trade route qua, in modo da diminuire del 15% o 10% quello che è, i costi che erano qui, che comunque adesso sono maggiorati del 5% per la presenza dei pirati. Ma cioè di questa fazione dei cultisti che controlla la zona, e in più ho fatto un pochettino di pulizia, così da lasciarvi solo le tre ultime cose da vedere in video. Allora, in pratica ho affondato due navi cultiste e ho appena distrutto adesso un forte cultista. Ci manca quindi una nave cultista e un forte cultista, e poi dovremo affrontare il boss che ancora non abbiamo visto. Allora, ho potuto accorgermi del fatto che il livello di combattimento è più difficile qua, non tanto da metterci in difficoltà, ma comunque più difficile perché bisogna comunque riuscire a gestirselo bene, e fossi stato un po' più debole di quello che sono adesso, probabilmente avrei rischiato seriamente. E inoltre i forti sono molto molto tosti, bisogna muoversi davvero molto rapidamente per andargli addosso, e suppongo la presenza di un secondo medico sia abbastanza necessaria, perché il correre da tutte le parti della nave risulta davvero complicato, e ci sono davvero parecchi 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 feriti. Per fortuna i forti, a differenza delle navi, continuano a mantenere 4 unità di base e basta, per cui non risulta troppo complesso poi, una volta che ci si è vicini, conquistarli con il combattimento, mentre invece dalla distanza si prendono davvero tantissimi danni. Sia alla gente che allo scafo. Nulla, allora, quindi adesso siamo in questo momento in cui possiamo andare ad affrontare questi ultimi due e poi il boss finale. Tra l'altro, qua c'è un evento speciale del culto che mi sono lasciato da parte per vedere di che tipologia di evento si tratti. Come potete vedere, ho guadagnato un pochettino di soldini e un po' di risorse. Allora, andrei prima a fare la nave, così se non prendiamo troppo danno facciamo. No. Facciamo così, farei prima il forte perché la nave, poi cioè l'ultima cosa che faccio mi scatena addosso il boss. Quindi il forte ci darà di sicuro più danno. Quindi è meglio fare tanto ricevere del danno dal forte, andare a ritirarsi, riparare la nave e poi affrontare in successione questa nave di pirati e poi il boss dei pirati. Quindi andrei prima ad affrontare il forte, che è di sicuro una battaglia abbastanza complicata. Direi in questa situazione che forse ci conviene concentrare le forze. Allora, il quanto danno facciamo con i cannoni non è troppo importante, quindi andrei a mettere entrambi i cannonieri qua più vicini al nostro infermiere, e sarà fondamentale lui per poterci permettere di arrivare il più vicino possibile al forte. Qua andremo a sparare in linea di massima a 2 punti, ma tanto comunque non andrei a influenzare molto, perché è stato per ora per me impossibile riuscire a sconfiggere un forte anche con quelli di pirati molto più semplici, tirando giù tutte e 4 le cose contemporaneamente, perché riescono a ripararle davvero troppo in fretta rispetto a quello che è. Per cui è giusto per cercare di fare un po' di danno a quello che sono, diciamo, loro proprio come persone. Perché continuando a colpire nello stesso posto, probabilmente loro correranno là per ripararlo e quindi prenderanno poi dei danni di conseguenza. Tanto questa zona ha anche una tempesta in corso, e per cui, oddio, Brace. Per cui prendiamo anche danni da quello, comunque lesioni allo scafo e via dicendo. Allora, Hull Breaks per ora li lascio da parte, perché tanto l'acqua viene comunque buttata fuori in automatico dalla water pump. Allora, speriamo solo di riuscire a sopravvivere a sufficienza. No, non siamo ancora abbastanza vicini. Allora, farei che curare anche il capitano.
quelli più danneggiati li terrò un attimo a bordo. Vai da lui, ci siamo? Possiamo già saltare? O adesso? Ma manderei lui e poi mi tengo l'infermiere. Mannaggia, abbiamo preso tantissimo danno, davvero. Praticamente metà del... Allora, l'infermiere lo tengo per cercare di curare quelli che stanno ricevendo più danni, ma è andato senza troppi problemi, se non per il fatto che abbiamo preso davvero tanti danni allo scafo. Per fortuna il distruggere forti dà comunque un considerevole numero di soldi, per cui riparare lo scafo non sarà un problema. Dà soldi, dà cibo e dà anche morale, che è un'ottima, cosa. Per cui abbiamo full morale e anche un bel po' di scorte, di soldi. Allora, spendiamo 45 anche perché abbiamo 5% di prezzo in più, maggiorato dal fatto che ci sono appunto i pirati. Ci rimaniamo comunque con più di 1000 monete. Per cui forse, prossimamente, continuando in questo passo, potremo permetterci la nave migliore. Sempre se non troviamo degli upgrade interessanti. Allora, ecco, viene a pigliarci, ottimo, così adesso andiamo. Avrà tanta ciurma probabilmente, le altre avevano 8 di ciurma, cioè se, no, di più. Sono 7 più 2 Alifron, vero? Sì, 7 più 2 Alifron. Allora, in queste situazioni io cerco di tenere lui qua in modo da cercare di fare danno agli Alifron se possibile prima che mi arrivino addosso. Con lui cercherò di ottenere lo stesso obiettivo colpendo in quella direzione e con i cannoni cerchiamo di fare un discorso un po' diffuso. Perché allora, questi qua li faccio sparare qua visto che c'è l'infermeria, quindi dovrebbe essere comodo il targettare un'eventuale persona che va a curarsi là. Sono ben forniti di medici se non altro, e quindi sarà molto difficile riuscire a uccidere qualcuno. Allora, gli Alifron sono già partiti, non ho visto solo dove stanno andando. Ok, allora, no, sono entrambi giù sotto, quindi allora manderei questi su quello e questi su quell'altro. Allora, voi scappate via perché questi esplodono poi. Ah no, non entrambi sono esplosi. Allora, adesso che voi siete a posto, per ora rimettiamo tutti ai propri posti. Ok. Così, poi, tranne questo che dovrebbe andare poi là. Ottimo. Tu vai a riparare lo scafo qua, che ci sono davvero tante medicazioni necessarie. Cioè, tante riparazioni necessarie. Cannoniere forse in questo momento è meglio che vada sui cannoni perché per riparare qua so che non è particolarmente necessario, però fin tanto che non ci sono altre necessità. Eccole le altre necessità. No, comunque non abbiamo dovuto, non abbiamo preso troppo danno, spero che riusciremo a reggere il prossimo impatto. Era una nave molto forte, ma avremmo potuto prendere il blueprint. Probabilmente è del nostro stesso livello. Adesso non abbiamo modo, credo, di andare a ripararci perché avremo il tizio che ci insegue a tutta velocità. No, forse ci arriviamo in tempo. Forse ci arriviamo in tempo. Vediamo, 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 vediamo. Sì. Ok, così siamo... Perché mi fa riparare ancora il 2%? Se vabbè. 1022, abbiamo guadagnato quello che abbiamo speso. Adesso ci inseguirà di nuovo. Ciao, bellissimo.
Ok, e vediamo se è possibile tirare giù questa. Sarà più forte delle altre, per cui sarà molto difficile tirare giù. Allora, a meno Churman, se non altro, è di un livello superiore. Esatto, di una classe superiore. Allora, non me ne frega niente che scappi, quindi faccio che... No, beh, fino a un certo punto no, perché se scappa poi dopo non prendiamo dei soldi, quindi... Perché mi è capitato anche che scappasse un boss in passato. Prima che se scappa effettivamente non prendi nulla di soldi, per cui il danno che hai preso è niente. Quindi continuiamo comunque a bombardare le vele per essere sicuri che non ci diano problemi. E ci stanno scappando in effetti perché hanno una, forse una potenza di navigazione migliore della nostra. Forse perché hanno qualche arma da distanza che... per cui è necessario che mantengano la distanza. Stanno prendendo però tantissimi danni allo scafo. Non è una nave poi così forte come pensavo che fosse. Adesso a breve arriveranno gli Aliflam perché non sono messi molto bene. Eccolo infatti. Oh, ho visto bene che due di essi erano là, per cui allora intanto andiamo. Tu, se riesci, curati un attimo prima che arrivi l'Alifron. Mentre invece voi due prendetevela con questo. Ok, intanto questo è mezzo morto. Ok, andate a spegnere gli incendi qua. Poi appena possibile tu torna qua a combattere, ok. Allora, tu vai qua a curarti, tu vai qua a sparare, tu idem, a meno che non ci sia, no, non c'è niente di particolarmente importante da riparare. Allora, tu cura un po' in giro così giusto per essere sicuri. Ovviamente abbiamo da riparare. Dovrei bindarli magari su un pulsante comodo da raggiungere, quelli molto utilizzati, tipo l'infermiere, quello che ripara, perché sennò devo andare sempre a prenderli uno per uno. Cos'è sto incendio? Vai, 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 spegni, spegni. Tanto sta piovendo, ma prendiamo fuoco uguale. Andata, andata. Abbiamo preso molto più danno con l'altra loro nave, paradossalmente. Sette, dovrebbero avanzarci dei soldi. Anche perché adesso, eh sì, adesso paghiamo normale, non c'è più il danno. Per cui abbiamo liberato tutta questa zona qua. Ultima cosa che ci rimane da fare, direi prima di concludere eventualmente l'episodio, è vedere questo evento qua. Allora, salpi vicino all'apertura della caverna. Di sicuro è un posto dove gli igniti di Alifron possono essere trovati. Devi avere una lifeboat. Noi abbiamo una lifeboat. Investighiamola. Ci dividiamo in due. Uno rimane a guardare la nave mentre gli altri prendono la scialuppa e vanno verso il nido. Che parte vuoi comandare? Il capitano teoricamente è l'ultimo a abbandonare la nave. Però ho paura che ci sono gli Aliflon, sarà complicato. Ah, cerchi ma non ne trovi nessuno. Se ce n'erano, probabilmente sono stati... sono già schiusi. Ok, quindi non è successo niente di importante in questo momento. Abbiamo sbloccato tutti i gate, sì. C'è qualche evento particolare che ci interessa intraprendere? Probabilmente la pesca, là. Anche se non siamo messi così male. Però andiamo a pescare un po' e vediamo con la nave in difficoltà se ha bisogno di aiuto o che.
Anche se quei mini eventi là adesso si rivelano sempre meno interessanti perché danno poco guadagno. Per cui allora, nave in difficoltà. Ah, sta affondando. Arrivi, ma sono già affondati. 27, vabbè. Quaranta di pesce, ottimo, quindi abbiamo un'ottima scorta di pesce. Lo scorso, cioè di provvista, la scorsa puntata erano molto preoccupati per quello, ma adesso siamo in una buona situazione. Di sicuro siamo in una buona situazione. Unica cosa, vorrei vedere quest log. Allora, che cosa che dice? Frove cult. Allora, libera i porti, 2 su 6 abbiamo fatto, ok. Halifron Nest 1 su 6, Cult Slavers, ok, ci mancano da fare parecchi di questi. Quindi il nostro interesse è quello di andare a migliorare questa situazione pian pianino. Oh, qua cosa abbiamo? Abbiamo tantissimi posti tanto da andare a visitare. Allora, ce n'è uno qua sopra. 2, 4, 6, 8, 10. Uno qua sopra potremmo anche andare quassù in realtà e vedere che se, cioè probabilmente sarà collegato agli altri due. Però qua non c'è segnato niente. Per quello sono curioso di vedere che cosa ci sia. Andiamo un attimo a vedere insieme, tanto abbiamo ancora qualche minutino con cui possiamo sfruttare questo video. E vediamo quassù dove ci porta. Oh, non c'è un faro e probabilmente non c'è neanche una città. Non è detto, ma potrebbe essere vuoto per il fatto che non abbiamo visto nessuna informazione sul culto. Probabilmente non abbiamo dei cultisti che controllano la zona perché non c'è niente in questa zona. Nulla di più, nulla di meno. Ripara la nave, non abbiamo necessità di riparare la nave, però allora noi andiamo a controllare bene i dintorni per accertarci che non ci siano delle città magari non viste, non visibili. Ah, qua ci sono dei forti cultisti, ma non è sotto il controllo dei cultisti, cioè non è segnato almeno sotto il controllo dei cultisti in quel senso. Non c'è una fazione da sconfiggere qua. È molto strano tutto ciò. Perché anche nelle zone in cui non c'era un porto, indicava sopra i tre tasselli, insomma, per sconfiggere la situazione. Non so qua. Perché è così peculiare? Ci sono de delle zone sotto controllo dei cultisti che possiamo sconfiggere, ma boh, cioè finisce là. Quello neanche possiamo liberarlo. Cioè non possiamo mai entrare là dentro perché c'è il forte che continua a sparare. Cioè possiamo entrare, sì, ma a nostro rischio e pericolo. No, mi sa che non. Che non c'è nulla da scoprire qua. Anche qua niente porti, niente, mi sa che abbiamo visitato tutto proprio, ma non c'è nulla di nostro interesse. Ci sono dei pesci là, ma sono in mezzo a un forte nemico. Qua per riparare a pagamento. Questo è probabilmente un riparamento. Una di quelle che. No, quella è una riparazione gratuita, credo. L'altra è una riparazione a pagamento. Quella con il martelletto là. Credo. Andiamo a vedere per sicurezza. Ma nulla, andremo a vedere il prossimo porto. No, non ci interessa.
Sì, andiamo a sinistra su questo qua. Così almeno sappiamo che ritirandoci indietro avremo la possibilità di... Ah, no, dobbiamo fare degli eventi per forza comunque per andarcene. Non ero più abituato. Vabbè, comunque li farò per conto mio e vi aggiornerò poi prossimamente. Detto questo, io vi invito a lasciare un mi piace, un commento qua sotto e iscrivervi se per caso non l'avete già fatto. Ciao a tutti e buona giornata.